Con i francesi è ancora meglio piangere, perché c'è anche la questione della decolonizzazione. Speriamo di vincere! Speriamo di vincere! Amici di Fanpage, mancano 10 giorni a Natale, ma soprattutto manca meno di un'ora al calcio d'inizio tra Marocco e Francia. Dopo i festeggiamenti in corso Buenos Aires... Mamma mia ragazzi, una emozione unica! Unica! Unica ragazzi! Questa sera vi racconteremo la partita con i tifosi del Marocco. Sarà sicuramente magica, perché comunque io sono di origine marocchina, quindi sai com'è, per il Marocco adesso è un'occasione unica. Viviamo in un paese in cui il marocchino è un insulto, e io ci rivendico il fatto che il marocchino non è un insulto, anzi nel nostro paese... E non sei riuscito ad entrare, ma forse non riesco a entrare nemmeno io. No, se sei fortunato riesci a entrare, ma è pienissimo. Anni che sono qua, per me il Marocco è come l'Italia, io li tifo entrambi, sia la mia bandiera marocchina della mia cultura, della mia terra, sia l'Italia, che 31 anni che sono qua in Italia che ci vivo. È una serata magica, speriamo che ci vada bene e togliamo sti francesi fuori. Finito il primo tempo, 1-0 però il Marocco c'è, ce la stiamo giocando a pari livello, hanno fatto un gol subito all'inizio, ma la squadra ha dimostrato di esserci. Cosa significa per te questa semifinale? Significa tanto, significa un emergere, una prima volta in cui magari possiamo veramente dire la nostra, anche se attraverso uno sport, ma con orgoglio. Questa settimana devo dire che non era solo calcio, comunque vedere la gente felice, vedere la nostra bandiera da tutte le parti, che tutta la gente che ne parla, arrivare a così tanto, un paese che magari non si considerava neanche all'inizio del mondiale, è veramente un bel traguardo. Caldo, dispiace tantissimo, però abbiamo già scritto la storia, ci siamo divertiti, abbiamo riso, siamo stati insieme, e già di per sé questo è un segnale importante per tutto e tutti, insomma. I ragazzi della nazionale ci hanno fatto veramente essere felici, però alla fine, quando siamo arrivati in semifinale, tutti hanno iniziato a parlare di noi, tutti hanno iniziato a credere in noi, e di questo siamo molto felici. Forza Marocco sempre, c'è un'altra partita da fare, sempre forza Maghreb. C'è un'altra partita che è la Croazia, e non dobbiamo sottovalutarla, sabato. Perché anche se siamo usciti dal mondiale, il terzo posto noi lo vogliamo per forza. We are proud.